ai sensi dell'articolo di legge 361 del 1957, Berlusconi è palesemente ineleggibile in quanto concessionario dei servizi pubblici. Di fatto Berlusconi ha rivestito incarichi che non gli competono, ha rivestito cariche rappresentanti il potere esecutivo senza averne il diritto, quindi è un golpista, un impostore, il suo operato va annullato. Essendo questa una violazione di legge, la competenza appartiene all'organo giudiziario. Uno Stato democratico mantiene i tre poteri fondamentali dello Stato separati ed indipendenti, i politici non possono stabilire se Berlusconi abbia violato o meno la legge 361 del 1957 perché questo rappresenterebbe una interferenza con il potere giudiziario. Politici che usurpano il potere giudiziario sono dei criminali che compiono abuso di potere. Governo, senatori e parlamentari non rappresentando il potere giudiziario non possono giudicare l'ineleggibilità di Berlusconi, Berlusconi è un golpista e deve essere giudicato da un tribunale militare costituitosi appositamente. Qualsiasi politico che tenterà di usurpare il potere giudiziario che non gli compete, con il fine di far perdurare il golpe, dovrà essere giudicato da un tribunale militare assieme a Berlusconi. La democrazia di uno Stato si compie quando i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario sono nettamente separati. La sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!